Nella sala del vascello l'amministrazione comunale ripostese, guidata dal sindaco Enzo Caragliano, ha omaggiato i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto con una targa per il lavoro svolto in occasione dell'intervento tempestivo effettuato lo scorso mese di maggio, quando in via Duca degli Abruzzi i pompieri del distaccamento di Riposto hanno salvato un'intera famiglia che rischiava di morire avvolta dalle fiamme. Non mi ricordo mai ci sia stato Riposto senza i vigili del fuoco. Da piccolo le ho viste sempre, credo che esistono da sempre al Riposto e quindi è un distaccamento importante, importante per tutto il territorio, sono sempre pronti, sono poco fa chi ha assistito al momento in cui abbiamo dato questa targa come atto di ringraziamento per il loro coraggio, la loro disponibilità, avete visto con quanta umiltà fanno il loro lavoro in silenzio. Quindi questo atto andava riconosciuto, ma per tante cose che hanno saputo fare, che hanno fatto e che fanno costantemente sul mio territorio. Quindi una targa di ringraziamento, di partecipazione, è un attestato per il loro lavoro semi imprescindibile di quello che è la sicurezza del mio territorio. Abbiamo fatto solo il nostro dovere, è il nostro lavoro e lo facciamo con passione. Sono state le parole del caposquadra di distaccamento di Riposto, Salvatore Sapienza. Sì, un ringraziamento al signor sindaco, alla giunta, cioè tutte le persone qui presenti, le autorità, il vescovo. Fa piacere avere una targa, però questo è il nostro lavoro di routine che facciamo tutto il giorno. Comunque questa targa è stata data in riconoscimento all'intervento in via Duca degli Abruzzi, dove un appartamento avvolto dalle fiamme, e le persone sono senza via di fuga. Praticamente sono salito sul tetto della casa e alla casa che bruciava, sono venuti di persona lì al distaccamento, essendo proprio vicino al chiosco, siamo intervenuti, nell'immediatezza praticamente abbiamo attaccato l'incendio con la scala italiana per la strada stretta che c'era, sono salito sopra e ho preso i bambini, uno per uno l'abbiamo scesi giù, diciamo, mettendo al sicuro la famiglia, imbaurite e impresa al fuoco. Fortunatamente che eravamo vicini al distaccamento, nello stesso intervento che si trovava, che ne so, a Zafferana, Calatabiano, ci potevano essere i morti, diciamo. Fortunatamente invece in questa occasione è andato tutto bene, l'intervento da voi è stato tempestivo. È stato tempestivo perché eravamo lì vicino al distaccamento, quindi nell'immediatezza l'abbiamo portati fuori, lontano dal fuoco. E oggi ci hanno dato questo riconoscimento che è piacevole e ringrazio anche la mia squadra perché ho dei colleghi eccezionali che ci distinguiamo, ecco. La supportano? Sì, sono dei bravi ragazzi, sono uno, per me è la seconda famiglia.